Buongiorno, ciao, democratiche e democratici, sono molto contenta stamattina di stare con voi e anche un po' emozionata. Sono Paola De Micheli, in questo momento faccio il sottosegretario all'economia e alle finanze nel governo Gentiloni, lo sono stata anche nel governo Renzi. Sono emiliana di Piacenza e credo che in questa chiacchierata di stamattina ve ne accorgerete, considerato il mio accento. Cominciamo, a raccontarci le prime pagine dei giornali sui quali ci sono tanti temi anche molto diversi, poi proviamo a commentarne alcuni facendo qualche anche riflessione su questo tempo, un po' particolare. Cominciamo da Repubblica, dove in prima pagina campeggia l'intervista al capo della polizia, Franco Gabrielli. Il G8 una catastrofe, ma non ci sarà più un'altra Genova. E sempre sulla prima pagina viene richiamata la vicenda dell'Obamacare, di cui poi parleremo, doppio schiaffo a Trump. Neppure i repubblicani lo sostengono e credo che per gente come noi questa sia una gran buona notizia. Purtroppo in prima pagina, anche sugli altri quotidiani nazionali, viene riportata anche questa brutta storia di violenza su 547 bambini del Coro, con questo, diciamo così, racconto di un coinvolgimento del fratello del Papa Emerito Ratzinger, una vicenda sulla quale evidentemente la Chiesa ha tutta la voglia e tutta l'intenzione di fare massima luce, massima chiarezza. Una questione sulla quale torneremo, sempre in prima su Repubblica, se l'Italia brucia per fare spazio ai nuovi affari della criminalità. Sotto questo punto di vista siamo dentro ad una vera e propria emergenza che riguarda praticamente tutto il paese, l'emergenza incendi. Passiamo al Corriere. Il Corriere in prima pagina invece riporta, oltre che la vicenda dell'Obamacare e la vicenda di Ratisbona di cui abbiamo parlato prima, c'è Gramellini con Colpa d'Alfredo che racconta di questo insegnante che poi faceva l'avvocato in Calabria, una tragica, diciamo così, al limite del comico, vicenda di assenteismo e parla anche della vicenda dei profughi e di tutto l'impatto economico che questo ha sul nostro paese. Passiamo alla stampa. La stampa è un po' più politicista nel suo titolo d'apertura: Governo, duello Gentiloni Alfano, il Premier Jussoli da approvare entro settembre, il ministro senza modifiche non passa. Tutti voi sapete che lo Jussoli noi faremo un lavoro importante e faremo di tutto per approvarlo entro questa legislatura, così come ci siamo impegnati a fare in tutte le sedi di partito e di governo. Ultima prima pagina di cui parliamo oggi, sbarchi le ONG non si fermano, questo è il messaggero. Il messaggero però, e qui mi dà, diciamo così, una mano nel titolo, ci parla anche di economia ed è, diciamo così, il titolo che anche per questioni di ufficio in questo momento mi interessa di più. La ripresa è in corso, senza sprint non decolla Giulio Sapelli. Allora, qui Sapelli ci dà, tra virgolette, un po' di consigli per accelerare la ripresa. Stamattina mi viene voglia di dire che intanto si riconosce che le politiche dei nostri governi sono state politiche che la ripresa l'hanno riportata nel nostro paese. Perché nella composizione della crescita non ci sono solo i fattori internazionali che quindi in un qualche modo fanno dire ai più cattivi nei confronti dei nostri governi che noi non ci siamo mossi a sufficienza per ridare slancio alla crescita italiana. In realtà nella composizione della crescita c'è tanto tanto di effetto attivo, positivo delle politiche dei nostri governi, dalle politiche sui consumi alla riduzione delle imposte, alle politiche che hanno, diciamo così, sostenuto le imprese in termini soprattutto di investimenti. E finalmente, dopo anni, gli anni legati alla crisi, gli anni legati ai tagli alla spesa pubblica produttiva di Tremonti, perché noi abbiamo tagliato quella improduttiva e Tremonti invece tagliava quella importante, che era quella degli investimenti. Dopo quegli anni, finalmente nella composizione della crescita dell'1,4 che ha annunciato Banca d'Italia l'altro giorno, ci stanno pure gli investimenti pubblici, che sapete sono, diciamo così, il volano più importante sia per fare crescita che per fare occupazione. Sugli investimenti privati c'è un interessante articolo del Sole 24 Ore,
che riguarda la parte sugli investimenti pubblici, poi torniamo perché ci tengo a valorizzare il grande lavoro che abbiamo fatto sulle scuole. Soldi veri, non raccontati, soldi che i sindaci li hanno visti, li hanno usati, ci sono le costruzioni, le foto, tutto documentato. Ci torniamo dopo. Industria 4.0, i sole 24 ore, Industria 4.0 spinge i macchinari. Allora, questi meccanismi di incentivazione alle imprese che abbiamo introdotto nella legislazione italiana hanno in realtà surrettiziamente introdotto una riforma della quale nessuno parla mai, ma della quale io, diciamo, da piccola imprenditrice di provincia, sono particolarmente orgogliosa. I meccanismi di finanziamento anche dell'innovazione, peraltro molto 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 limitati nel passato, funzionavano tutti attraverso meccanismi di domande, graduatorie, quindi intermediazione della pubblica amministrazione, esigenze di preparare pacchi e pacchi e pacchi di documenti, quindi un problema anche di accesso, perché quando c'erano questi meccanismi di finanziamento la platea che poteva permettersi di accedere era una platea ristretta a imprese che avevano strutture anche di lavoratori importanti, e per esempio a quei meccanismi di finanziamento non accedevano mai le piccole e medie imprese. Noi abbiamo introdotto non solo il contenuto di Industria 4.0, quindi con tutto l'ammortamento, superammortamento, l'iperammortamento, che ha dentro un contenuto di spinta innovatrice tecnologica nei confronti delle imprese, ma tutto questo, ed è questa la riforma che surrettiziamente abbiamo introdotto e che io vorrei valorizzare un po' di più anche nei nostri incontri in giro per l'Italia, il meccanismo dell'automatismo. Non c'è più da fare domande, bisogna fare e presentare semplicemente in termini fiscali la documentazione fiscale a supporto di quello che si è fatto. Ora voi vi rendete conto che questa cosa allarga tantissimo la platea e la potenzialità di questi strumenti di innovazione, perché arriva fino alle imprese più piccole che magari non hanno la struttura per potersi permettere di fare chissà quali domande. Rimaniamo sul tema economico, perché evidentemente saranno anche i temi che noi dovremo affrontare da settembre in poi, avendo la scadenza della legge di bilancio. C'è una bella intervista che vi consiglio sul Quotidiano Nazionale, pagina 4, del nostro Nannicini. In questa intervista Nannicini introduce, secondo me, tre riflessioni che sono fondamentali. Passiamo dall'impresa alle persone. Diciamo, le cose sono molto collegate, ma sono anche politiche che si concentrano anche in modo su misure che sono magari tra di loro un po' diverse. Questa intervista ci dice fondamentalmente tre cose. La prima, c'è un orientamento, anche se ovviamente stiamo facendo tutte le simulazioni, gli approfondimenti del caso, c'è un orientamento a lavorare nella prossima legge di bilancio, quindi per il 2018, sulla riduzione stabile, non temporanea, del cuneo fiscale. Così rispondiamo a Sapelli in prima pagina del Messaggero. Come spingere la crescita? La crescita la spingiamo anche e soprattutto aiutando l'occupazione, la buona occupazione, la stabile occupazione, l'occupazione a tempo indeterminato, riducendo le imposte, rendendo evidentemente più favorevole il contratto a tempo indeterminato, in termini fiscali, piuttosto che quello a tempo determinato. Primo punto che fissa Nannicini. Seconda questione, quella legata invece al cambio di regime pensionistico di questi ultimi anni, che evidentemente per i giovani potrebbe determinare un problema per le nuove generazioni, diciamo. Già per la mia, io sono nata nel 73, e a seguire a maggior ragione per le generazioni che verranno, perché avranno una carriera professionale probabilmente più a intermittenza. Purtroppo o per fortuna, questo lo vedremo solo, diciamo così, vivendo anche in termini di relazioni sociali, ma difficilmente chi entra a lavorare oggi in un'azienda finisce nella stessa azienda la sua carriera professionale. E proprio perché ci sono questi momenti di cambio professionale, Nannicini introduce come sfida per il PD, per il governo nei prossimi anni, introduce il tema della necessità di avere una pensione minima per chi ha, diciamo così, una carriera professionale di questo tipo. Da donna
Mamma, credo che la discussione su questo tema, che garantisca diritti ma confermi i doveri, sempre, perché sono sempre collegati i diritti e i doveri, credo che una discussione su questo tema non abbia solo un profilo economico decisamente molto importante, ma anche un impatto evidentemente sociale di un certo tipo. E poi, altra questione che per me è assolutamente determinante e dirimente, la questione legata al sostegno alla genitorialità. Nannicini in questa intervista avvia una, diciamo così, una fase di discussione sulla parola che il segretario Matteo Renzi, che recentemente ha ricordato sarà uno dei nostri, dei nostri punti focali per le strategie dei prossimi anni, mamme. Mamme inteso come genitorialità, inteso come applicazione, attuazione di politiche che vadano in controtendenza in termini di demografici. Noi, se vogliamo continuare ad essere un paese centrale in termini economici, culturali e sociali in questo mondo, dobbiamo invertire questa negativa tendenza demografica. Addirittura anche gli stranieri che sono in Italia si stanno un po' adeguando alle nostre, diciamo così, abitudini sociali, riducendo il numero di figli. È evidente che le politiche fiscali, insieme ad altre politiche di sostegno alla genitorialità, ma stanno al vertice di un progetto che è quello di un sostegno più forte alla famiglia e alla famiglia in particolar modo con figli. Io che sono stata definita quando sono stata dimessa dall'ospedale 15 mesi fa, quando ho avuto mio figlio Pietro, una primipara attempata su questo tema in termini fiscali, in termini di lavoro, lavoro per le donne, evidentemente qualcosa da raccontare nei prossimi mesi ce l'avrei e ce l'avrò. Detto questo, secondo me Nannicini fissa alcune questioni in termini economici che sono le nostre sfide del prossimo autunno e io mi auguro anche per noi al governo nella prossima legislatura, ma visto che noi non ripieghiamo su noi stessi e abbiamo voglia di guardare anche al mondo, vi consiglio di dare un occhio sempre sulla stampa a questo articolo che sta a pagina 11, che racconta di Mortara, provincia di Pavia, dove un importante gruppo cinese si sta insediando per costituire un polo logistico per gli scambi con l'Oriente. Il titolo è La via della seta passa da Mortara, nasce il polo per le merci della Cina. Tra l'altro, nota personale, in uno dei miei mestieri precedenti a questa fase temporanea della politica, io ho fatto anche un'attività proprio a Urumqi, che è la capitale dello Xinjiang, che è uno delle città, no, della Via della Seta. E siccome c'è un piano infrastrutturale internazionale europeo che prevede anche un collegamento via ferrovia, via ferro, diciamo, con la Cina per rendere molto 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 più veloci gli scambi commerciali rispetto a quelli attuali, che si sviluppano soprattutto attraverso le navi, quindi attraverso i mari, e quindi con tempi che per esempio inibiscono per gli europei l'esportazione di alcune categorie merceologiche, di alcuni dei prodotti che noi facciamo, perché hanno scadenze, hanno problemi di conservazione, eccetera, eccetera. Ecco, dentro questo piano di logistica internazionale, di rapporti con l'Oriente, ci stanno anche zone del nostro paese nelle quali si stanno insediando importanti gruppi internazionali che hanno deciso di investire in Italia. Come mai investono in Italia? Investono in Italia perché oggi, a differenza di solo 6, 7, 5 anni fa, ci sono delle condizioni economiche e sociali che anche per realtà economiche, diciamo così, leggermente, cioè molto diverse dalle nostre oggettivamente, come quelle cinesi, lo dico perché appunto ci ho lavorato per un paio d'anni, però diventano assolutamente strategiche. Quindi c'è una questione di ubicazione geografica della quale ovviamente non abbiamo nessun merito, ma noi abbiamo il merito di avere rigenerato nel nostro paese alcune delle condizioni economiche di fondo per rendere interessanti gli investimenti. Come dicevo all'inizio, rispetto alla crescita del PIL, aumentano gli investimenti privati degli italiani in Italia ed evidentemente anche la capacità dell'Italia di attrarre gli investimenti stranieri. Poi, per esperienza personale, visto che la mia è una città di logistica, è del tutto evidente che i temi della logistica, per quello che implica in termini di impatto territoriale, vanno governati e qui
ci daremo da fare sia come governo nazionale che con l'aiuto dei nostri amministratori locali per rendere queste vere e proprie opportunità, non solo di lavoro, ma di buon lavoro, che non è mica tanto secondario. Sul tema economico mi farebbe piacere condividere con voi una riflessione che adesso non riesco a recuperare, ma ci arrivo, sul tema della Brexit. Eccola qua, La Stampa sempre, e pagina 12. Ecco il prezzo ufficiale per la Brexit. L'Unione Europea a Londra, ci dovete 70 miliardi, spunta un documento di Bruxelles e scontro sui calcoli della cifra. Ora, uscire dall'Unione Europea non è un affare. Non è un affare nemmeno nel breve periodo, come qualche solone dei 5 Stelle, questi economisti di ultimissima, diciamo così, di ultimissimo recente battesimo, o qualche altro solone inventato in giro leghista che ci racconta e ci dice che uscire dall'Unione Europea ci darebbe una serie di vantaggi competitivi. Intanto noi stiamo dentro l'Unione Europea, facciamo le nostre battaglie per cambiarla, per renderla migliore, ma siamo ritornati ad essere un paese centrale sia in termini di politica che in termini di politica economica che in termini di politiche sociali. Però al di là di questo c'è anche un aspetto esclusivamente di interesse. Gli inglesi, i britannici credevano che fosse, diciamo così, vantaggioso uscire, e oggi si stanno, mi dispiace per i cittadini britannici, ma è del tutto evidente, questa è una grande sconfitta della destra britannica, stanno facendo i conti con il fatto che già subito il primo impatto della Brexit è negativo. Non solo ci devono 70 miliardi, e dico ci da europea, ma deprezzamento della moneta, deprezzamento del valore degli immobili. Cioè, noi stiamo parlando di Londra, di una delle capitali del mondo, che ha già preso una batosta in termini di diciamo così, attrazione economica e finanziaria, ancor prima che il percorso di uscita dall'Unione Europea si sia completato, anzi è appena all'inizio la fase di negoziazione. Questo articolo ci dimostra, conti alla mano, che uscire dall'Unione Europea non ha nessuna convenienza. Noi, politiche di governo, posizione del Partito Democratico, invece ci sforziamo con i nostri strumenti, che sulla base degli argomenti sono strumenti che si diversificano, di fare una battaglia per renderla migliore, per trasformare questa Unione Europea ancora piena di egoismi, Brennero, ancora tristemente piena di egoismi, in un'Unione Europea che sia qualcosa che assomigli un po' di più ad uno Stato federale, che sia un pochettino più vicina al sogno dei padri fondatori. Adesso parliamo di un'altra questione che secondo me è bella. Ogni tanto ci sentiamo dire, ho fatto anche recentemente la campagna elettorale, vado in giro, volantino, nei posti dove mi viene chiesta la presenza e le promesse non mantenute. Ora, io vorrei che insieme ci sforzassimo in tutti i luoghi nei quali noi viviamo la nostra quotidianità di raccontare invece che le promesse sono state mantenute. Il problema è che magari si racconta poco. Democratica di ieri, e questo tema viene poi ripreso da un po' di giornali stamattina e li andiamo a vedere. Noi siamo stati il partito che con i suoi governi ha fatto il più grande investimento degli ultimi 50 anni in edilizia scolastica. Cioè, noi abbiamo investito nei luoghi nei quali si formano le future generazioni, nei luoghi che in termini di qualità sono la premessa indispensabile per la qualità dell'attività didattica, ok? Noi abbiamo investito soldi veri, 9 miliardi e mezzo, il più grande investimento degli ultimi 50 anni in edilizia scolastica, e questo investimento fatto in questa legislatura, dove il Partito Democratico ha governato, quando il Partito Democratico ha governato, è stata una promessa mantenuta. Peraltro a breve ci sarà un ulteriore stanziamento per i prossimi anni, sempre sull'edilizia scolastica, perché
L'investimento sulle future generazioni per noi è un impegno serio, non solo preso con i nostri elettori, ma preso in generale con gli italiani. Questa è Democratica di ieri e il tema dell'edilizia scolastica viene ripreso da Maria Elena Boschi. Apro e chiudo la parentesi, questa sera alla Terrazza alle ore 19 ci sarà il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, che conferma appunto investiti quasi 10 miliardi negli ultimi 3 anni, ci sono 7200 cantieri già aperti e sotto questo punto di vista è evidente che le promesse mantenute addirittura si possono toccare con mano. Allora, siccome questo è uno dei pezzi del nostro ragionamento a lungo termine sul paese, io vi chiedo, cari democratiche e cari democratici, di raccontarlo per davvero, perché non vorrei che, presi da troppo politichese, qualcuno si dimenticasse che invece le cose le facciamo per davvero. Sempre sul tema dell'edilizia scolastica, vi consiglio la lettura non solo dell'edilizia, ma anche dell'edilizia scolastica, dell'intervista alla nostra ministra Valeria Fedeli, pagina 15 del Messaggero, dove appunto anche la ministra valorizza e racconta di come questi investimenti in termini di edilizia scolastica aiutino anche tanto, soprattutto nelle periferie, a riqualificare interi quartieri che rinascono attorno al loro centro culturale, che è la scuola. Che è la scuola di tutti, che è il diritto universale al sapere. E visto e considerato che parliamo di diritti universali, io ritorno su un tema che stava nelle prime pagine dei nostri giornali nazionali, cioè il tema dell'Obamacare. Ora, al di là che non posso nascondervi una certa soddisfazione per il fatto che Trump su questa battaglia che aveva cominciato durante la campagna elettorale, legata all'abolizione dell'Obamacare, esca con le pive nel sacco, sonoramente sconfitto. È una soddisfazione che, diciamo così, vi manifesto con l'entusiasmo del caso, ma è una soddisfazione che ha due facce. La prima faccia, secondo me, questa vicenda dell'Obamacare, il riconoscimento del diritto universale, che peraltro non è completo negli Stati Uniti, alla salute per tutti, senza differenza di reddito. Non può essere il diritto alla salute una questione legata al reddito. Vede gli Stati Uniti paradossalmente indietro rispetto al sistema universalistico italiano, che con tutti i difetti, le storture, la necessità di continuare ad intervenire con un riformismo senza tregua, ecco, un riformismo senza tregua, però rimane un punto di riferimento per i diritti civili, sociali del nostro continente e in generale del mondo. E dentro a questa idea di sanità ci sta il decreto vaccini. E qui c'è un dato personale che io non posso eludere questa mattina, anche perché ne parlo con tutti. Io sono, come vi dicevo prima, la mamma di un bambino di 15 mesi che ha fatto tutte le vaccinazioni, quelle obbligatorie e quelle facoltative. Mio figlio viene a Roma tutte le settimane con me, a volte col treno, a volte con l'aereo. Io penso che mio figlio abbia il diritto di viaggiare in sicurezza, sapendo che, pur essendo esposto magari più di altri bambini, no? Va anche all'asilo, ovviamente, eccetera, eccetera, al rischio di avere rapporti con persone che magari non stanno bene, debba essere però tutelato dall'intelligenza non solo dei suoi genitori, ma anche di uno Stato che dà delle indicazioni precise in termini normativi sul fatto che la scienza si è messa a disposizione della salute. Non c'è un tema di interessi economici, sti 5 stelle qui che continuano a menarla, i soldi, le case farmaceutiche, non hanno capito niente. La scienza è a disposizione dell'uomo ed è uno strumento che noi dobbiamo usare per il benessere nostro e dei nostri concittadini. Ora, il decreto vaccini consente a quelli come mio figlio di viaggiare in sicurezza rispetto al rapporto con altri bambini, ma anche a mio figlio di non essere un elemento per gli altri bambini di contagio. Guardate che la vicenda, dunque dov'è,
che viene raccontata sul Messaggero a pagina 16 del focolaio del Morbillo. Ci saranno 700 turisti a Vietri che dovranno essere controllati perché sono a rischio infezione. Guardate che non è una roba che va sottovalutata. Esiste anche una responsabilità dello Stato rispetto alla tutela della salute che non è legata esclusivamente, anche se ovviamente prioritariamente all'accesso ai servizi sanitari, ma la responsabilità dello Stato è un diritto alla salute anche nei luoghi di comunità. Questo vale quando ci sono problemi ambientali, ma vale anche quando ci sono dei rischi di ritorno a dei contagi, di malattie che tutto sommato con i vaccini noi possiamo tranquillamente tenere sotto controllo. E allora, guardate, sarà anche un decreto discusso, ma io vi dico da mamma che lo sostengo, sono molto felice che il mio partito si sia fatto carico. Quando abbiamo fatto l'iniziativa dei circoli a Milano, il sabato mattina, cioè è venuto un professore esperto di vaccini che ci ha dato un'indicazione valoriale che sta dietro a questa idea del decreto. Noi siamo il Partito Democratico. Le ragioni per le quali facciamo le cose sono direttamente riconducibili ai nostri valori. Dietro alla scelta del decreto vaccini ci sono i nostri valori che per esempio hanno a che fare con il nostro rapporto con la scienza, con le nostre idee di modernità, con la nostra idea di futuro. Questo è direttamente riconducibile ai nostri valori. E per questo un po' mi viene da ridere, un po' mi preoccupo, perché oggi va per la maggiore un certo Di Maio, conoscete, che invece sostiene che il decreto vaccini non serva e poi sostiene un sacco di altre cose che sono inventate. E siccome mi dicono i ben informati giornali ai quali tutte le mattine accediamo, che potrebbe essere anche candidata a presidenza del Consiglio, io mi preoccupo, ma mi preoccupo tanto, perché dice che ha chiamato i Canadair, poi parla di persone, male di persone che ahimè non ci sono più, insomma, sta infilando una serie di gaffe che per uno che avrebbe l'ambizione di rappresentare il nostro paese, forse è meglio non ricordare, o forse è meglio che noi lo ricordiamo anche a coloro che vengono in un qualche modo tentati di seguire i 5 Stelle. Io chiudo anche perché non credo di avere più tanto tempo e poi perché non vi voglio annoiare e poi perché vorrei farvi venire voglia di leggere e di condividere con noi un po' di queste opinioni con la vicenda che viene riportata non solo dalla stampa ma anche dalla stampa di questa ragazza che è una modella che si è fatta un video in minigonna dando il via in Arabia Saudita a quella che è stata definita la rivolta del minigonna. Io penso che questa sia la punta di un iceberg rispetto alla quale noi donne occidentali dobbiamo evidentemente avere un atteggiamento di grande sostegno, perché tutte le nostre amiche, donne in giro per il mondo che non hanno la possibilità di vivere una condizione di libertà, il diritto fondamentale che noi abbiamo nel nostro paese, nella nostra Europa, tutte coloro che non hanno la possibilità di vivere in questa condizione di libertà hanno bisogno del nostro sostegno. Ecco, per sfidare il regime si è fatta filmare in abiti occidentali, tra l'altro devo dire che la gonna poi non era neanche troppo corta rispetto anche, diciamo così, alle nostre abitudini, questa notte di colore, ma come lei molte musulmane ricorrono al web per ribellarsi, un caso di web, diciamo così, che funziona per provare a riaffermare i diritti di libertà, anche con atteggiamenti di questo tipo, che sono atteggiamenti dirompenti in certe culture. E io credo che non sia per negare tutta l'adesione ad una certa cultura, che non è evidentemente la cultura occidentale, ma è per ribadire che dentro a quelle culture ci sta perfettamente e sarebbe perfettamente e deve essere perfettamente coerente il riconoscimento dei diritti delle donne. Guardate, io sono anche una donna di sport, in particolar modo vivo questa esperienza temporanea della presidenza della Lega Pallavolo Maschile. Recentemente noi abbiamo avuto questa
protesta delle donne iraniane che in Iran non possono visitare, non possono entrare nei palazzetti dove si giocano le partite maschili di pallavolo. Ecco, noi dobbiamo sostenere anche con le nostre azioni quotidiane la battaglia di queste donne che sanno che i loro diritti sarebbero perfettamente coerenti con la loro anche religione. Chiudo rapidamente perché mi sembra di essere fuori tempo. Certo che anche questa cosa che mi lasciate parlare liberamente non è che aiuta, diciamo così, a limitarmi. Volevo farvi vedere e riprendere su uno dei nostri nei nostri quotidiani il fatto che ieri alla Camera abbiamo votato la legge per combattere la radicalizzazione, che prevede una serie di misure di rafforzamento delle attività di intelligence e un'attività ancora più serrata di prevenzione sulla rete. Questo per dire che al di là del chiacchiericcio di fondo che troppo spesso caratterizza le discussioni politiciste, noi le cose le stiamo facendo una dopo l'altra, inesorabili e senza lasciarci spaventare dal futuro. Io vi auguro una splendida giornata, spero di rivedervi presto e ringrazio il Partito Democratico che mi ha dato questa straordinaria occasione.